Alcuni senatori di Forza Italia, con Antonio Razzi e Domenico Scilipotti in testa, hanno presentato un disegno di legge che modificherà il codice della strada. Se la legge passerà, sarà vietato al conducente fumare durante la marcia. In caso di violazione, le sanzioni saranno molto dure: multa da 161 a 646 euro e ritiro della patente se si viene beccati una seconda volta al volante con la sigaretta accesa nel corso di 24 mesi. Secondo lei è più modo per fare cassa oppure no? Ma io da ex fumatore sicuramente penso che sia un modo per evitare tantissimi incidenti che ancora oggi per la distrazione, fumare, radio eccetera si possono evitare. Quello di far cassa potrebbe essere anche un'ipotesi, però io guardo più il fattore della sicurezza piuttosto di quello, sicuramente. Qualcuno però dice l'automobile è la mia, dentro la mia automobile ci faccio quello che voglio. È vero, però quando sei in automobile si è, diciamo, si è integrati insieme ad altre persone che viaggiano insieme a noi e quindi ed è giusto che si rispetti un codice della strada uguale per tutti, insomma, per non creare danni, insomma, sappiamo tutti quello che succede quando si è alla guida, telefonini, fumare, radio, messaggini e quant'altro, anzi io sarei ancora più cattivo. Ma guarda, secondo me è una legge di cui c'è veramente bisogno, anche perché comunque vedo molti automobilisti che si distraggono proprio fumando. Conosco amici che hanno fatto purtroppo incidenti alla guida per la sigaretta che gli era caduta sul sedile, quindi io lo trovo giusto, una legge giusta da fare. Cosa ne pensi di chi dice l'automobile è mia e io sul mio mezzo ci faccio quello che voglio? L'automobile è tua, sul tuo mezzo fai quello che vuoi, però tu sei in mezzo alla gente, quindi crei anche problemi, difficoltà alle altre persone, quindi non è proprio così, non la penso proprio così, io non sono molto d'accordo su questa frase. Quindi sei favorevole a questa legge e speri che passi? Sì, io sì, da non fumatrice spero che passi. Ma il fatto che il fumo faccia male ormai è ripetutamente detto e purtroppo ha dei riscontri veramente negativi, per cui la sospensione ovviamente non potrebbe che far bene, è questione che... A livello di salute, ma a livello di sicurezza stradale? Però in questo caso lo Stato le vende le sigarette, non ho capito come mai, è una contraddizione incredibile questa. Ovviamente dovrebbe essere singolarmente, le persone dovrebbero farsene, cioè dovrebbero da soli. Io sono riuscita a smettere, ad esempio, ho smesso e sono contenta di averlo fatto. Sul fatto lei dice dei guidatori, degli automobilisti che vabbè, è un modo come un altro per mettere un freno, sicuramente potrebbe avere un impatto positivo. C'è chi dice sul mio mezzo faccio quello che voglio, però me lo sono comprato e ci fumo. Siamo arrivati a un punto che ormai siamo quasi all'anarchia, cioè al momento se le imposizioni vengono messe qualcosina si riesce ad ottenere, ma se si lascia singolarmente al cittadino la decisione di dover decidere penso che sarà un po' difficile. Quindi lei è tendenzialmente favorevole a questa legge? Io sarei favorevole perché limiterebbe un pochino, metterebbe un freno a tutto questo. Sul fatto di far cassa, poi ormai fanno cassa dappertutto, per cui non lo so, potrebbe anche essere. Per me è un modo di fare più cassa. Come mai? Perché credi che non sia necessario? No, secondo me è una cosa inutile. Qualcuno dice che ridurrebbe il numero di incidenti stradali, perché fumare la sigaretta porta ad una distrazione per cui si rischia di fare un incidente. Secondo me no. Quali sono le maggiori distrazioni quando si guida secondo te? Il cellulare, secondo me è il cellulare. Tu sei una fumatrice e un automobilista? Sì. Fumi mentre guidi? Sì. Il cellulare mentre guidi? Sì, purtroppo sì.